Un saluto da Piero Gipardo, riflettori puntati su questo match di campionato. Prima di cominciare fatemi salutare il mio partner di telecronaca Stefano Nava. Ciao Pier, sempre un piacere, sempre pronto. Speriamo però di assistere a una bella partita da commentare. In programma oggi la sfida fra Chievo e Bologna. Si comincia, è il Bologna a battere il calcio d'inizio. Giocatori che mi sembrano scesi in campo con la giusta concentrazione per evitare passi falsi già in questi primi minuti. Questa è la formazione iniziale del Chievo. 4-4-2 con Rombo. Attenzione, pericolo! Destro! Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Occhio al corner. Hanno metri a disposizione. Si lanciano negli spazi. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti. Avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Poli. Taider. Si avvicina all'area. Buon pallone filtrante, può metterlo da lì. Attaccante che si è fatto ipnotizzare a tu per tu col portiere, gettando al vento una palla gol clamorosa. Ha cercato di calciare in porta con tutta la forza possibile, mancando clamorosamente il bersaglio. Poli recupera palla, intercettando bene il pallone. Taider. Bologna prova a proporsi in avanti, la mette in mezzo con questo pallone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Hanno una buona occasione, fallo laterale. Verdi può scambiare con il compagno, cerca la rete, sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Gobbi. Itemai. Inglese. Punta l'area. Ottimo intervento. De Maio. Taider. Destro. C'è campo per la ripartenza. Ha spazio per il cross. Cerca il cross profondo. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Cesar. Pucciarelli. Destro. Ci sono metri a disposizione. Buona l'intuizione qui. Può far male da lì. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Castro. Occhio, cerca l'area di rigore. Cacciatore. Castro. Palla controllata dalla difesa. Attenzione al pressing. Ha pulito l'area concedendo il calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Ecco il tiro. Palla gol sprecata che avrebbe potuto dare il gol del vantaggio. Non possono gettare al vento occasioni simili se vogliono vincerla. Verdi. Poli.
C'è spazio per andare. Taider. Taider! Murato dall'intervento del difensore. Ci sono metri per andare. Castro. Pucciarelli. Varagna metri. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Pucciarelli. Vuole il secondo palo qui. Con i pugni allontana. Interviene proprio all'ultimo e salva. Tre i minuti da recuperare. Ripartono in campo aperto. Occhi a Verdi. Sta avanzando. Vuole un pallone lungo. Sarà corner. Diamo un'altra occhiata all'intervento del portiere. Preciso, puntuale, non si è lasciato sorprendere e ha negato il gol all'attaccante. Palla messa in mezzo. De Maio! Non è finita, palla ancora pericolosa. L'arbitro dice che può bastare. 0-0 alla fine del primo tempo. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Etemai. Berza. Guadagna metri verso l'area. Inglese! La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, non deve abbattersi secondo me. Sale destro, c'è spazio per andare. Attenzione, tutto solo. Gol solo sfiorato da parte dell'attaccante, lanciato da solo in contropiede. Palla che è uscita di poco. Buona comunque la sua iniziativa. Castro. Radovanovic. Pucciarelli. Fuori gioco davvero millimetrico, bravo l'assistente in questo caso, non era comunque un'occasione da rete. Ecco il quarto uomo che segnala il cambio per il Bologna. Taider. Occhio all'avanzata del Bologna. Attenzione, pericolo. Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Allontana il difensore su questo tiro. Usa bene il corpo qui per difendere il pallone. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Occhio, cerca l'area di rigore. Taider. Può avvicinarsi alla porta. Poli! Prodigioso il portiere sul tiro ravvicinato. Occhio, riflessi, Pier. Ha reagito in una... Attenzione, pericolo! Murato dal difensore. Bologna prova a proporsi in avanti. Taider! Non riesce a bloccare, attenzione. Gobbi. Berza. Passaggio intercettato. Mancano 20 minuti alla fine. Poli. Varagna metri. C'è spazio davanti. Destro. E il difensore ribatte sulla linea di porta. Ecco che esce dal campo uno dei protagonisti annunciati di questa sfida, che ha inciso forse meno di quello che ci si aspettava. Poli. Castro. Castro. Ci sono metri a disposizione. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Buon pallone filtrante.
Gobbi. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Inglese. Berza. Punta l'area. Castro. Occhio a questo lancio. È tutto solo. Il portiere ringrazia l'attaccante per questo errore clamoroso. Secondo me ha chiuso gli occhi e ha calciato cercando solo la potenza. Non vorrà sicuramente vedere il replay. Poli. Ha spazio davanti a sé. La rimette in mezzo. Palla respinta dal difensore. Calcio d'angolo, minuti finali, momento importante. Occhio al tiro della bandierina. Buono l'anticipo del difensore. Giancarlo Gonzalez. Poli. Guadagna metri verso l'area. Intervento decisivo. Palla che viene rilanciata in avanti. Costretti a buttarla via di fronte al pressing degli avversari. Parità allo scadere del 90°.